sali sopra, è un piacere unico. Abbiamo cercato di darle un look un po' particolare, di portarla un po' all'autenticità, ma allo stesso tempo migliorando anche alcune prestazioni. È rarissimo oggi un mezzo del genere, ma anche proprio come è stata tenuta dal vecchio proprietario. Parte da qui, dal Ponte Vecchio di San Mauro Torinese, il tour della Regina del Rally, la Delta Integrale, per celebrare i suoi 30 anni. Il tour approderà al circuito del Principato di Monaco, dove la mitica Lancia Delta ottenne grandi successi, grandi record, grandi vittorie. Luciano Tassone, l'anima, l'organizzatore di questa importante manifestazione kermesse, come sta andando? Benissimo, direi, visto che comunque abbiamo anche un bellissimo tempo dalla nostra parte. Gli equipaggi sono quasi tutti arrivati, mancano una o due macchine, siamo giusti con i tempi. Speriamo che vada tutto bene, noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile per cercare di creare questa manifestazione un po' particolare. Quest'anno sono il 30° anniversario dalla prima vittoria che ha vinto questo modello di macchina e noi volevamo dare un contributo importante per rendere onore alla vettura principalmente e poi a tutti i partecipanti, persone splendide, e la soddisfazione più grande è quella di avere intorno a noi tutte persone veramente eccezionali. Di sua proprietà questa Lancia da quanto tempo e che caratteristiche ha? Lancia Delta Integrale 2000, 16 valvole, evoluzione 1, trasformata in evoluzione 2, comunque è già un po' che ce l'ho, saranno 15 anni. Qual è stato il periodo aureo d'oro di questo modello? 91, 92, 93, 94, 95. Come le vedi queste Delta? Le sentiamo particolarmente silenziose, come mai? Perché abbiamo dovuto far mettere le marmitte originali a tutte per non avere problemi quando arriveremo dall'altra parte di Ventimiglia in Francia, perché diciamo la verità non sono in regola e di conseguenza di là potrebbero anche requisire le macchine. Known to give the color red the blues. Ooh, shit. Ooh. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. Ooh. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Siamo approdati quest'oggi a Monte Carlo, giornata clou per festeggiare i 30 anni di questa Regina del Rally. E proprio qui nel circuito di Monte Carlo la Delta Integrale ottenne numerosissime vittorie. Questo capolavoro di ingegneria meccanica che continua ad appassionare tifosi, esperti e non solo. Sergio Secatore, quest'oggi tu sei qui in compagnia di queste splendide Delta Integrale, non solo come organizzatore ma anche come esperto di motori. Che correlazione c'è, che rapporto c'è tra Abarth e Delta, Lancia Delta? La Lancia Delta è subentrata praticamente alle vetture Abarth. Quando l'Abarth non ha più preparato vetture Fiat, sono passati a preparare vetture Lancia. E dopo le Lancia sono passate a preparare vetture Alfa Romeo e poi hanno smesso e non preparano più nulla e non corrono più. Se non con le 595, 695 che fanno un campionato apposito. Visto che tu sei, come dire, una sorta di memoria storica del marchio Abarth, quali sono i successi clamorosi collezionati da Lancia e Abarth insieme? Lancia Delta sono 8, mi pare, o 9 campionati mondiali, rally. E poi successivamente hanno vinto 5 o 6 campionati con le velocità in pista con le Alfa Romeo 155, gruppo di 2. E in contemporanea correvano anche con l'Alfa DTM, con un campionato tedesco, e anche lì hanno collezionato dei bei risultati.
In compagnia di Sergio Martinetto, esperto di motori, qual è stata l'evoluzione del motore della Delta? L'evoluzione del motore della Delta è stata della Delta, parliamo della Delta 4WD, dove siamo passati dal motore della Delta S4, che era un motore specifico di quella vettura, senza nessun particolare Fiat, ma tutti particolari Abarth. Siamo passati al motore della 4WD, che era un derivato dal motore della Tema, 4 cilindri turbo con 185 cavalli. Da quando l'abbiamo preso in mano nell'86 a settembre, agosto-settembre, l'abbiamo fatto tutta una preparazione, elaborazione, prove in sala prova, prove su strada e tutto quanto per la sua prima gara, che è stato il Monte Carlo dell'87. I motori sono stati preparati abbastanza in fretta e consegnati, non dico quasi all'ultimo momento perché c'erano ancora alcune modifiche da fare, comunque sono stati consegnati circa 15 giorni prima al reparto rally, dove hanno completato il montaggio delle vetture per poter partecipare al rally di Monte Carlo, e abbiamo vinto. Poi dopo c'è stata una evoluzione anche di tutti questi motori. Tutto l'87 abbiamo corso con la versione Monte Carlo fino al Sanremo, dove dopo diverse prove in sala prova siamo passati ad aumentare le prestazioni e a guadagnare circa dei 15-20 cavalli, e ci siamo presentati a Sanremo con questa versione, dove anche lì abbiamo piazzato diverse vetture ai primi posti. Abbiamo vinto anche il campionato mondiale della categoria. Anche il tuo club è presente quest'oggi qui, a cosa si deve la tua presenza a questo raduno? Ma noi siamo appassionati di Fiat 500, però la Delta, come la 500, ha segnato la storia. Sicuramente la Delta ha segnato la storia per quello che è il mondo rally, la 500 invece ha dato la possibilità a tutta la popolazione italiana di avere una macchina, e quindi dal 57 abbiamo avuto la possibilità di gestire le 500, e oggi ci sono i club che le praticamente danno la possibilità a tutti i soci di trovarsi con queste macchinine e andare un po' in giro. Molto particolare questo colore giallo, è un po' unico. Sì, un giallo Ferrari, in edizione limitata, ci sono circa 280 pezzi di questo colore, di questa versione. È stata costruita nel 92, solo in quella data lì. È una macchina bella, secondo me è uno dei colori più belli, si dice molto sulla Delta, è bello, bello aggressivo, ecco. Mi dicevi che ci sono altri gialli, altre vetture presenti, ma non hanno questo colore originale, così? Sì, è vero, perché sono riverniciate praticamente. Questo è il colore originale di quell'epoca. Esiste anche il giallo Ginestra, che è stato fatto sull'Evo 2, e anche quella è una versione limitata. Che storia ha questa vettura? Ma semplicemente è una Lancia Dente Integrale Evo 1 del 92, verde York, e l'abbiamo comprata io e mio padre 8 anni fa, quando appunto mio padre aveva questo sogno di possedere una Delta. Abbiamo trovato questa macchina a un'occasione e allora abbiamo deciso di comprarla. Poi abbiamo rintracciato la sua radio originale, una Clarion CRX 111R, che siamo stati dietro 2 mesi a quella radio perché è introvabile. Poi abbiamo fatto rigenerare la turbina che c'era scoppiata, sostituito le corone del differenziale che erano partite e l'abbiamo un po' rifatta tutta nuova, insomma. Questa è una Delta francese, di origine francese, recuperata da Monte Carlo, unico proprietario, tenuta in maniera intonsa, sono contento di averla, tra l'altro, ma è stata incidentata, è una delle poche verdi derby che esistono oggi. Questa è una Delta Evoluzione. La mia è tutta originale perché mi piacciono le cose originali, non ha niente di elaborato, quindi mi piace la naturalezza della macchina. Poi è una passione, cioè
sali sopra, è un piacere unico, via, a diversità delle altre macchine, è un divertimento, un passatempo. Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. That's just the way it is. E da questa splendida balconata con questa vista mozzafiato a Sant'Agnès sopra Monte Carlo, siamo approdati qui, Luciano, c'è soddisfazione, la leggo nel tuo voto, anche con molta stanchezza, però è andato tutto bene. Sì, non è stato facile gestire le macchine dentro Monte Carlo, quindi farle entrare, arrivare al porto e poi andare via dal porto, però comunque ce l'abbiamo fatta, è stata veramente una grandissima soddisfazione e ringrazio veramente tutti per l'impegno e la collaborazione che ci hanno messo. Siamo riusciti a realizzare questa cosa bellissima, direi unica a questo punto, perché comunque era un traguardo abbastanza difficile da prevedere. Era un regalo che volevo fare per i 30 anni del primo mondiale della Delta e ci sono riuscito.